Buonasera a tutti, cari amici di YouTube. E questa sera sono su Dracula la Resurrezione, continuerò il gameplay. E niente, iniziamo subito. Ok, cuffie. Sono la cosa più importante. Volume, ok. Ok, sistemato. Allora, eravamo rimasti che dovevamo... vediamo dove eravamo rimasti perché io non mi ricordo. Ok, dovevamo prima di tutto chiedere alla tipa cosa serviva sto sigillo. No, lo sapevamo cosa serviva il sigillo. Ah, abbiamo ammazzato Adgar. E adesso dobbiamo andare a rovistare nel suo corpo, nel suo cadavere, a vedere se troviamo qualcosa. Ecco qua il cadavere di Adgar, che è stato decapitato. E troviamo due chiavi, ben due chiavi. Penso che comunque una di queste due chiavi sia sicuramente la chiave del capanno. Quindi andiamo subito al capanno. E, ah no, intanto posso attraversare il ponte. Mi ero dimenticato. Quindi, aspetta, fa vedere che non sia la chiave del pozzo. Che non sia la chiave del pozzo. Vediamo. Secondo me potrebbe essere la chiave del pozzo, quella lì che abbiamo, una delle due che abbiamo raccolto. Vediamo, le analizzo. Direi questa è la chiave del pozzo. State a vedere? Mamma mia, che prova. La provaggine. E cosa si può fare con questo pozzo? Niente, praticamente. Cioè, non è che è un pozzo che serve a qualcosa. Posso buttarmici dentro, ma... Aspetta. Mi sono davvero buttato nel pozzo? Cioè, io gli ho detto, posso buttarmici dentro? Ho sentito degli strani rumori. Però non dovrebbero esserci spaventi improvvisi in questo gioco, quindi comunque penso sia solo la mia imagination. Cioè, mia imagination, no, il rumore c'era, però comunque... Cosa c'è qui dentro? C'è nessuno in casa? No, c'è nessuno. Su dalle scale. Niente animazione? Voglio animazione. Cos'è questa? Una lanterna. Prendiamola. Tipo, andiamo via tipo amnesia. Qui cosa c'è? Vediamo. Ma questo non è il buco che vediamo dalla soffitta? Boh, potrebbe darsi. No. Ma anche sì. Potrebbe essere il buco che vediamo dalla soffitta. Attenzione, signore e signori. Signore e signori, attenzione. Ok. Ma ti dico che sono due. Attenzione. Attenzione allora, caro Dio. Perché tu hai detto che ci sono due fiumi. Che ci sono tre fiumi. Ma io ti dico in realtà sono tre. Qui cosa c'è? Ah, qui mi sa che dobbiamo appenderci la lanternina, perché lì non si vede una ceppa. Quindi prendiamo la nostra bella lanternina all'amnesia e la piazziamo qua. Ok. Adesso vediamo cosa vediamo grazie alla lanterna. Cosa vediamo? Che è? Una fune con un rampino alla fine? Un improvviso Batman? Sì. Proviamo, cioè, proviamo a immedesimarci in questo misterioso ed affascinante personaggio che è Batman. Allora, qui la lanterna non si può prendere? No. Ok, quindi niente, torniamo indietro e andiamo a vedere a cosa serve questo famigerato rampino. Rampino. Mi addentro nella buia oscura. Cos'è? Ma si può uscire di qui? Cioè, così esce lui. È uscito così, volando. Cioè, sto qui... Vabbè. Allora, prima divento un pluriomicida, no? E poi esco volando da un fosso lì, da un... Cioè, allora, prima divento un pluriomicida, uccido due persone. E subito dopo mi butto di testa in un pozzo.
e sopravvivo e poi ci esco volando. Ok, il ponte è libero, noi passiamo. Tu. Perché sento che il ponte crollerà? Eccolo. No, 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 ci colpiscono sulla testa con qualcosa? No. Il ponte crolla. Ok, nel ponte non si può più andare, mi sono salvato proprio per un pelo. E quindi devo trovare un'altra strada. Andiamo a chiedere alla locandiera, locandaia lì, come cavolo si chiama, magari lei sa qualcosa. Raga, è successo un fatto terribile. Non c'è più il cadavere. Ok, fa niente. Ah, di lì c'è quel tizio lì che sorveglia la zona, quindi non posso andare. Aspetta, non è che posso risalire dal buco grazie al rampino? Sì. Sono un genio. Mamma mia. Sherlock Holmes mi fa una pippa. Lo lancia proprio alla Batman. Alla Bruce Wayne. Ok, eccoci di nuovo qui. Raga, Paperon dei Paperoni sotto al materasso ci tiene i soldi. Questi qui invece ci tengono sotto al materasso. Dell'aglio, un crocifisso e un paletto di frassi, no? La Transilvania è strana. O almeno così la descrive Stoker. Un po' strana. Stoker l'autore di Dracula. Locandaia, locandiera, locanduccia, locandosa, locandoca. Lo cosa? Lo can cosa? Mi scusi signora, lo can cosa? Signora. Allora, qui abbiamo che parlato di tutto il ponte è crollato, signorina. Il ponte è crollato. Ho faticato le pene dell'inferno per ritornare alla locanda. Mi deve aiutare a trovare un'altra strada per tornare a casa. Deve, mi Iorel deve è furioso. aiutare. Ho dovuto Iorel. Ah, barrare le Iorel, non porte era della Asgard. locanda per evitare le sue ire. Credo No, che no, questa sia tranquilla, l'ho l'ultima ammazzato, delle non c'è più minacce. problemi. No, Ho tanta no, paura. Chi risolto sarà di tutto. noi? Ho più che Li ho mai ammazzati bisogno di tutti e te. due. Come posso fare? Asgard Cerco di andare per e raggiungere il castello. Se non c'è altra soluzione, dovrò affrontare Viorel. La posta in gioco è troppo alta. Adgarino. L'ho già affrontato, Ma Viorel. non posso permettere che ti faccia del male. Quella gente ha stretto un patto col diavolo. Non te la caverai mai. Forse c'è una soluzione. Qualche giorno prima di morire, il mio defunto marito mi parlò di un passaggio che dovrebbe essere in cantina. Presto, non c'è tempo. Mi faccia Non c'è vedere tempo. qualcosa. Mi faccia vedere. Purtroppo Forza. non ho mai saputo che cosa intendeva. Cioè, lei non va Sembrava nemmeno a essere controllare nella così propria malato. cantina. Forse troverai delle indicazioni nel suo diario e nell'armadio. Ma ti prego, sii prudente. Sì, prudente. Qualsiasi cosa ci sia là sotto è quello che ha fatto morire mio marito. Allora. Cos'è che ha detto? Non ho capito cosa ha detto. Comunque ho preso un'altra chiave, quindi adesso abbiamo ben due chiavi. Speriamo che il... No, andiamo a vedere... Aspetta. Qui cosa c'è? Sì, qui mi ricordavo che c'era una serratura. Quindi penso che la serratura di questo sia... Allora, questa è la chiave. This is the key. No? Non è questa la chiave. Quindi, probabilità 50-50. Ho sbagliato, vabbè, prima ci avevo azzeccato. Questa è la chiave. Ok, allora. Questo è... Cos'è? Una bomba, boh. Una termobarica. E poi abbiamo un diario. No, una chiave. Quindi adesso abbiamo ancora due chiavi. Sempre due chiavi abbiamo. E un Dopo diario. settimane di ricerca ho Dopo finalmente settimane. capito a cosa serviva l'anello del drago. L'anello è una chiave che conduce all'inferno, al mondo del drago. E la porta è proprio sotto di noi. E dietro alla tizia. Devo proteggere la mia famiglia. Ho
bloccato il passaggio nascondendo l'anello maledetto nel luogo in cui San Giorgio protegge i vivi e i morti. Sì, nella tomba. Già provveduto io. Fate che questa porta resti chiusa per sempre. Ne va della nostra vita. No, no, io devo aprirla. Ne va della mia vita, no. Cioè, di quella di Mina. Nella vita di Mina. Andiamo a salvare Mina. Mina, sto venendo a salvarti. Ehm, allora, andiamo a vedere in cantina, quindi... A cosa si riferiva questo misterioso tizio che diceva di avere una fogna in cantina? Lì non lo so cos'è che ha in cantina. Cioè, uno in cantina più che l'acqua non ci tiene. Cos'è sta? Ma aspettate, vediamo se... Non è che avevo raccolto un accendino o qualcosa di simile. Questo cos'è? Aspetta. Raga, non me ne intendo di archeologia, ma questo dovrebbe essere un accendino dell'epoca. Archeologia. Pa... Adesso, esageriamo. Sì. Non è molto realistica, è la luce, però... Ve lo concedo. È un gioco del 90... Cos'è che era? 99, 90... Vabbè. È un gioco del millennio scorso, quindi... Glielo concediamo, ecco. Dello scorso millennio. Fa un po' effetto dire è dello scorso millennio. Adesso andiamo di qui. Turn left. Go straight. Allora, ok, di qua. Cosa saranno questi strani simboli? Analizziamo. Un buco. Ci va una chiave. E cosa fa una chiave? Chiavi aprono. Sì, le chiavi aprono. Che sofisticato marchingegno. Questo sembra tipo un orologio. Ok, è la carica di un orologio. Come lo carichiamo l'orologio? Ma chiaramente col pomello. No. Boh, carichiamolo con l'anello. Lo carico con l'anello. Minchia che potenza. Che figata, lo voglio anch'io. Lo voglio anch'io, no. No, lo voglio anch'io. E adesso? Devo riprendermi la mia anello, ok. Adesso entro dentro la botte, non lo so io. Cos'è c'è la cassaforte? Sembra un po' tipo le tane Hobbit. Con la porta rotonda, tipo la casa di Bilbo Baggins. E allora, qui non mi sembra ci sia niente da raccogliere. Tranne questi frammenti d'oro. Oro. E non lo raccogli ignorando, tutto ignora. Ok, allora. Cos'è, un carrello da miniera? Minecart. Che sta roba? Ah, questo doveva essere tipo la miniera da cui si accedeva da di là. Cosa c'è di qua? Si può aprire? Cos'è? No, giro questo. Che è? L'occhio di Sauron? Ah no, c'è un altro enigma lì, un'altra cosa. Ok, devo prendere, tirar fuori ancora il mio anello. Ok. Ah, ok, l'accendino e il rampino li abbiamo tenuti, quindi abbiamo ancora una chiave. L'accendino che ci può sempre servire e il rampino che... Cioè, Batman lo usa sempre, quindi... Noi siamo Jonathan Wayne. Jonathan Wayne. O Bruce Harker. È più bello Jonathan Wayne. E qui si è aperto, quindi. E quindi qui dov'è che sbuchiamo? Ah, ok, qui sbuchiamo qua fuori. E, no! C'è chiuso fuori! Ci ha chiuso fuori. Hai capito sto bastardo. Caino. Allora, da quella parte c'è lì l'amico di Diorel. E quindi noi andremo. Allora, vediamo i cartelli. Seguiamo la... lì c'è Cactus e di là Metallium. Io andrei verso il Cactus perché dal Metallium ci arriviamo. Quindi andiamo verso il Cactus. Dov'è il Cactus? Cactus.
Forse era Lagus, però. Lacus. Boh. Sì. Magari possiamo entrare nella casa del tizio di prima. Ok, adesso ci mettiamo in salvo. Ok, allora io direi di tirar fuori la nostra chiave, l'ultima chiave rimasta. L'ultimo anello. Ok. Vediamo. Sì. Penso che questo video sia durato abbastanza, quindi se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi. Se avete qualche consiglio da darmi, qualche suggerimento o qualche richiesta anche, scrivetelo nei commenti. E ci rivediamo nel prossimo video.